Ciao a tutti, finalmente è tornata la primavera, dopo lo stop invernale, magari tanti di voi stanno organizzando le prossime escursioni. Purtroppo siamo in zona rossa e non ci possiamo muovere troppo, ma si può sempre programmare. E volevo approfittarne proprio per raccontarvi come io di solito organizzo le mie camminate, che magari può essere utile sia a chi inizia a avvicinarsi al mondo del trekking e vuole avere un po' di informazioni utili, sia anche a chi magari cammina già da più tempo e può utilizzare questo momento come un confronto. Penso che la fase di programmazione sia una delle fasi fondamentali perché più dettagli e informazioni utili si riescono a ricavare, più ci sono possibilità di una buona riuscita dell'escursione. Quando decido di fare un'escursione tengo conto di diversi fattori e innanzitutto decido la zona in cui andare. Solitamente mi prefisso una distanza massima di un paio d'ore con la macchina, perché oltre ad arrivare sul posto, e di solito è meglio partire al mattino presto, sia per evitare traffico, sia per avere maggior tempo a disposizione, perché non si sa mai se ci possono essere degli imprevisti e quindi è sempre meglio partire abbastanza presto, non a mezzogiorno, per fare una camminata. E siccome l'escursione poi può essere più o meno lunga, bisogna anche contare che poi bisogna tornare a casa e quindi già un paio d'ore diciamo che è un tempo un po' al limite, però ognuno poi può decidere in base al tempo che ha a disposizione e alla voglia che ha anche di stare in macchina. Una volta stabilita la zona, mi informo sugli itinerari che sono presenti nelle vicinanze. Una delle prime cose che valuto è il dislivello dell'escursione. Se si è iniziato a camminare da poco, è meglio preferire sentieri pianeggianti e poi man mano aumentare il dislivello senza esagerare già da subito. In secondo luogo, tengo conto della lunghezza dell'escursione e dei tempi di percorrenza, soprattutto quando non ci sono tante ore di luce, è meglio evitare sentieri troppo lunghi per magari poi trovarsi, ad esempio, in mezzo al bosco, al buio, soprattutto se non si conosce bene la zona. Il tipo di sentiero che si va ad affrontare. Ci sono sentieri per turisti, per escursionisti esperti, per escursionisti esperti con attrezzatura. È sempre bene iniziare gradualmente e cercare di informarsi anche sul tipo di terreno che si va ad affrontare. Ci sono tanti boschi, ci sono ruscelli da attraversare, il sentiero è con ghiaietto, ci sono pietraie. Io utilizzo molto anche i social, soprattutto Instagram, per verificare le condizioni del terreno le più attuali possibili. Ad esempio, soprattutto per i trekking in inverno o inizio primavera, c'è neve sul sentiero, ci sono dei tratti ghiacciati, ci sono dei tratti esposti per cui può essere pericoloso magari effettuare quel sentiero in quel momento e è meglio magari rimandare l'uscita in un'altra stagione. Magari ci sono stati forti temporali, ci sono state delle tempeste, del maltempo e quindi si possono trovare anche alberi caduti o rami lungo il sentiero. Insomma, cercare maggior numero di informazioni possibili. Oltre a chiedere magari chi è stato recentemente lungo quei sentieri, si possono usare anche le webcam del posto per verificare un po' com'è la situazione. Ci sono anche diversi siti, relazioni che si possono trovare in internet. Io utilizzo molto il sito, non so se si pronuncia così, icr.org, che è molto dettagliato. E magari per i sentieri meno battuti si possono cercare informazioni anche sui forum. Verificare se ci sono dei punti di appoggio. Mi preparo il pranzo a sacco o voglio andare a mangiare in un rifugio, in un agriturismo? Importantissimo anche sapere se è presente l'acqua, soprattutto nelle stagioni più calde, per sapere quanta scorta d'acqua portare eventualmente. Una volta scelta la zona, stabilito l'itinerario, molto utile può essere una cartina escursionistica del posto. Ci sono sia quelle cartacee oppure si possono anche scaricare tracce GPS, da avere sul cellulare. Io solitamente preferisco la versione cartacea perché penso sempre che, ad esempio, se mi cade il cellulare, si rompe il vetro, si scarica la batteria, poi rimango senza un punto di riferimento, a meno di non conoscere molto bene quel sentiero. Quindi una cartina può essere sempre utile. Io ho girato abbastanza le valli dell'Ossola e mi sono procurata queste cartine della, non so se si pronunci, Gemmapes,
Geo4Map, comunque sono waterproof, resistente agli strappi, le ho usate anche con la pioggia, col vento e mi sono sempre trovata benissimo. Ultimamente sto girando un po' la zona del lago di Como usando questa della Compass e dentro c'è anche una mini guida sempre con suggerimenti di attività che si possono svolgere in zona. E per il parco regionale del Campo dei Fiori, che è proprio vicino a casa, questa cartina del parco regionale che si trova anche sui pannelli esplicativi lungo i sentieri è fatta molto bene. Fonte di grande ispirazione sono anche questi libretti che avevo trovato nella Piana del Devero, nella casetta di legno che è una sorta di ufficio turistico. Sono gratuite e presentano escursioni di livello medio difficile e medio facile. Molto bello perché all'inizio c'è la premessa, spiega anche un po' la differenza con le difficoltà dei diversi sentieri, la segnaletica, come frequentare la montagna in sicurezza, un po' di consigli e poi ci sono le varie valli dell'Ossola con i sentieri che corrispondono a questi numeri. E ad esempio per ogni sentiero spiega un po' la lunghezza, il dislivello, il tempo impiegato per percorrerlo, una breve descrizione e fa vedere la mappa del posto e quindi sono un po' vissute. Per quanto riguarda il meteo, è sempre importantissimo consultarlo nei giorni precedenti e soprattutto il giorno prima per evitare magari di incappare nel maltempo che può essere molto pericoloso e si può consultare stazioni meteorologiche provinciali e locali che sono più affidabili di quelle nazionali. È importante anche vedere bene il clima, la temperatura per decidere l'abbigliamento da indossare e se è presente vento o in caso di neve, consultare il bollettino valanghe. La sera prima preparo lo zaino tenendo conto appunto delle condizioni meteorologiche e a seconda che sia estate o inverno decido poi l'abbigliamento. Se volete, prossimamente potrei fare un video anche sulla preparazione dello zaino, sia per 1, 2 o più giorni. E non mancano mai nel mio zaino cibo, ma soprattutto acqua. Sia che si vada in gruppo, ma soprattutto se si va da soli, avvisare a casa dove si va, cercando di essere i più precisi possibili. Tra le cose da evitare, invece, mi viene in mente sopravvalutare la propria forma fisica. Se qualcuno non ha mai camminato o comunque agli inizi, è meglio non iniziare con dislivelli eccessivi o percorsi troppo lunghi. E è importante pensare che la parte più difficile non è la salita, arrivare alla vetta, perché una volta che si arriva alla vetta bisogna anche tornare indietro e tante volte il percorso di ritorno è più difficile perché si è più stanchi, magari si è meno concentrati, il terreno può essere scivoloso, ci sono tante cose che bisogna tenere in considerazione. Importante nella preparazione dello zaino è cercare di evitare cose inutili che appesantiscano eccessivamente. E sempre vestirsi in modo adeguato al contesto, sia climatico sia del terreno. Non andare con le scarpe da ginnastica sui ghiacciai e valutare bene appunto l'attrezzatura che si porta. Fondamentali sono le scarpe scelte per l'escursione. Alla partenza non bisogna partire troppo spediti. È meglio partire un po' più lentamente, iniziare a carburare e continuare col proprio ritmo piuttosto che partire in quarta e poi stancarsi in fretta. Ricordiamoci sempre che noi siamo ospiti quando andiamo nella natura e quindi è importante cercare di non lasciare tracce del nostro passaggio, evitare di sporcare i bivacchi, di lasciare spazzatura in giro. Mi è capitato tante volte di trovare nei bivacchi, ad esempio, delle bottiglie di vino vuote, come si portano su piene che pesano anche di più, non capisco perché non si possono riportare indietro. Quindi è importante lasciare tutto come si è trovato. Questi sono un po' i consigli che mi sono venuti in mente. Di sicuro c'è chi ne sa più di me, però volevo dare anch'io nel mio piccolo il mio contributo. Se avete consigli, suggerimenti, se volete raccontare voi come preparate un cammino, un'escursione, scrivete pure nei commenti qua sotto, che a me fa piacere e può essere utile anche per gli altri.
Non preoccupatevi che per le prossime settimane ho altri percorsi da farvi vedere, altri sentieri da farvi conoscere, perché prima dello stop forzato ne ho approfittato per girare un po' sia zona Varesotto sia Lago di Como e quindi non perdetevi i prossimi video che vi porterò in posti davvero belli. Buona settimana, buon inizio di primavera a tutti, ci vediamo domenica prossima. Ciao!